po' per rilassarci un attimo di un quarto d'ora. Finiamo questa cosa, ci è venuta a trovare una persona che da una vita parla di queste cose e cerca anche di metterle in pratica. Lui è un uomo straordinario, pieno di idee, di innovazione, può sembrare strano a volte, è anche figlio di un Nobel, quindi bisogna anche capirlo. Parliamo di Jacopo Fo, che da 5 minuti... Grazie, visto che sono una persona strana, vorrei occuparmi di una questione strana, cioè i problemi pratici. Io ho un amore smodato per i problemi pratici, perché penso che i grandi progetti a volte finiscono nella merda perché non ci si occupa dei problemi pratici. E penso anche che questo incontro di oggi sia una cosa storica, perché è la prima volta che io vedo un'assemblea politica in cui invece di fare a gara a parlare male del nemico, chi è più bravo, che è assurdo perché se siamo qua, no? Siamo tutti d'accordo su alcune basi, ci si pone il problema di che cosa fare e come farlo. Io ho sentito oggi della gente che parlava di problemi pratici e questo mi riempie veramente il cuore di gioia. C'è proprio un cambiamento tipologico del tipo umano che è qua. Io, siccome appunto sono una persona che è convinta che i grandi cambiamenti si fanno a passi microscopici, noto che per terra ci sono pochissime cartacce, ma la cosa che mi ha sconvolto, sono andato in bagno, è pulito. Ragazzi, non sono le donne, ma qui abbiamo almeno un migliaio di maschi che sono riusciti a centrare il cesso. Cioè, questo è un miracolo, è un cambiamento antropologico. E noi saremo l'antipolitica? Cioè, io sento parlare di cose concrete. E allora finisco qua la mia introduzione e vado al nocciolo. Qui c'è un grossissimo problema, perché tutti i discorsi di cui abbiamo sentito parlare poi hanno bisogno di gambe. Noi abbiamo fatto una grandiosa battaglia perché Prodi approvasse il finanziamento al 100% su eolico, biomasse e idrico, oltre che su fotovoltaico. Berlusconi finalmente ha approvato i decreti attuativi. Voi però non sapete, o pochissimo voi lo sanno, che oggi mettere un impianto eolico fino a 20 kW è pagato al 100% dello Stato come un impianto fotovoltaico. Ma oltre al fatto che non c'è stata informazione su questo, c'è un altro problema. Io oggi non posso comprare un impianto eolico in Italia se non sono uno specialista del vento, perché mi vendono i mulini a vento, ma è a mio carico la misurazione del vento. Allora noi stiamo cercando di fare che cosa? Un gruppo di ingegneri, di tecnici, di manager che facciano le misurazioni del vento e poi diano un impianto garantito. Su tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato oggi, immondizia, acqua, questo e quell'altro, le ESCO, no, che finanziano il risparmio energetico e non paghi niente perché le rate del mutuo sono inferiori a quello che risparmio ogni anno, ma poi bisogna farle queste ESCO. Allora io vorrei porre un problema a questo movimento che è capace di parlare di fatti e di progetti invece di riempirsi la bocca di stronzate. Dovrà, spero, anche esprimere degli uomini che professionalmente, delle donne, portino avanti questo, perché se non c'è dietro un discorso di impresa, so che dire la parola impresa è un po' sconvolgente, vi consiglio di leggere l'ultimo libro di Muhammad Yunus, quello che ha scritto Il banchiere dei poveri, no? Il quale ha scritto un libro che si intitola La fine della povertà, e questo libro si basa su un'idea concreta, cioè di un'impresa che lui chiama etica, un'impresa di nuovo tipo, che deve funzionare, deve fare utili, ma non deve distribuirli agli azionisti, deve reinvestirli.
E lui l'ha fatto, è una storia che non posso raccontarvi, è troppo lunga, ma diciamo, con la Danone è riuscito a produrre uno yogurt arricchito a metà del prezzo dello yogurt normale, inventando tutto un sistema per cui lo yogurt viene distribuito in mattina senza sistema del freddo, per cui a prezzi bassissimi. Questo abbiamo bisogno. E vorrei chiudere, perché ho pochi minuti, non voglio, sono problemi pratici per cui si possono sintetizzare. Ecco, io pongo un problema: voi adesso andrete a fare campagna elettorale, che cosa dite alla gente? Dite votate per noi perché noi siamo quelli dei comuni virtuosi e faremo come hanno fatto i comuni virtuosi? Beh, molto bella l'idea di prendere delle esperienze che funzionano e dire semplicemente questo funziona, moltiplichiamolo. Però per convincere la gente questo non basta, soprattutto con i mezzi irrisori che noi abbiamo a disposizione fuori dalla rete almeno, ma come abbiamo visto la rete non raggiunge tutti. E io faccio una proposta molto semplice: si potrebbe basare una grossa parte della campagna elettorale sul fatto di proporre alle famiglie di fare su scala familiare quello che noi facciamo, vogliamo fare a scala di comune. Ci sono alcune cose elementari che si possono fare subito. Volete comprare energia elettrica da fonti rinnovabili, non inquinare più? Esiste commercioetico.it, ha fatto un contratto con un'azienda, che poi è un'azienda comunale partecipata, che dà energia elettrica con lo sconto del 2% e energia elettrica garantita da fonti rinnovabili. Fai risparmiare e fai fare una cosa positiva. Ma la cosa interessante è che questa azienda è disposta a dare una percentuale di 10 euro per ogni contratto all'associazione che lo fa. Ecco che noi potremmo creare un tipo di propaganda politica che è contemporaneamente la realizzazione di un obiettivo, cioè risparmiare energia, incentivare le fonti rinnovabili, per cui cambia subito la realtà, e d'altra parte ci fa arrivare del denaro per fare campagna elettorale. Lo so che... Sento dalla tiepidezza di questo applauso, per cui ti ringrazio che ho detto una cosa che è un po' di bestia pazza con te. Però, attenzione, quando noi parliamo del potere che è malvagio, dobbiamo renderci conto che c'è un meccanismo di complicità, perché signori, noi abbiamo tutti l'automobile, quella classica. Allora, voi sapete, oggi potremmo produrre l'automobile elettrica. Ci sono gli strumenti per farlo, possiamo prendere un'auto sfasciata, che ha il motore sfasciato, metterci un motore elettrico, le batterie, viene a costare meno di 10.000 euro. Ma non si fa perché non c'è l'organizzazione dei consumatori. Allora voi siete incazzati con i sistemi di comunicazione. Lo sapete che se noi ci mettessimo assieme potremmo fare un contratto di telefonia cellulare? Voglio dire, sono scese in piazza, hanno partecipato a questo movimento in varie maniere, almeno 3 milioni di persone. Se uno su 10 facesse il contratto per il cellulare, e ci fosse ovviamente un gruppo di manager che organizza questa cosa, noi avremmo milioni di euro a disposizione per fare informazione. Noi siamo un gruppo irrisorio, veramente siamo 7-8 persone in tutto, però siamo riusciti con i nostri piccoli mezzi a trovare un'azienda di Padova, una Onlus che si occupa di disabili, che ti fa un contratto telefonico sulla telefonia fissa e sulla ADSL, non siamo riusciti ad avere il cellulare perché lì servono grossi numeri, però già con questo contratto tu hai la soddisfazione di risparmiare dei soldi rispetto a tutti gli altri contratti che ci sono in Italia. Hai la soddisfazione di aiutare una cooperativa che fa un lavoro sociale e hai la soddisfazione anche lì di finanziare delle attività di associazioni, di gruppi, di controinformazione, eccetera. È un discorso molto grande, che tra l'altro ha dentro un altro meccanismo fondamentale. Se noi costruiamo un movimento che si basa sulla capacità pratica di gestire anche proprio i gruppi d'acquisto, di far capire la gente in pratica, non hai soldi, smetti di comprare l'acqua minerale. Noi abbiamo trovato dei filtrini che costano 300 euro, non sono quelli a osmosi che costano 1500 euro e tolgono tutto dall'acqua, no, questi semplicemente tolgono il cloro e le impurità. L'acqua dei comuni è potabile ed è migliore dell'acqua minerale. Ma un conto dire a uno: guarda, questo è il filtro, vengo a casa.